cerchiamo il cane. Teddy? Teddy? Ciao a tutti. Ciao. Allora, oggi volevamo parlarvi del Bluetti, che è questo accumulatore, generatore e inverter di elettricità. Allora, questo qua nella specifica è il modello EB70. È uno degli ultimi modelli prodotti dalla Bluetti, che ci ha inviato per farcelo provare, perché ha deciso di supportarci durante il nostro viaggio. E ne avremo bisogno. E ne avremo sicuramente bisogno. Loro, tanto. Anche perché la cosa bella di questo è che, allora, qua per, voglio darvi le specifiche giuste, perché, allora, ha una capacità di batteria di 716 watt-ora e di 32 ampere. Le uscite, come possiamo vedere qua, due uscite per la 220, una luce, poi abbiamo le due porte USB e due porte USB-C, più questi due sempre connettori per non so che cavi ci si possano attaccare, però comunque sia sono uscite a 12 volt e 10 ampere. Ha tre modalità di carica, che allora la prima è quella da connettere alla 220 a casa e caricare tutta la capienza della batteria. Poi abbiamo quella che a 12 volt con la presa accendi sigari, che però ha una ricarica molto lenta, quindi diciamo non è sconsigliata, però è proprio per un'emergenza. E poi c'è quella che a noi piace molto molto di più, che è, e ve la facciamo vedere, questa qua. Allora, sono questa qua, i pannelli, solari. Pannelli solari che, allora, qua sono dichiarati come, andiamo a leggere la specifica giusta di quanto, di quanta carica hanno all'ora, che dovrebbe essere di 120 watt l'ora di ricarica. Sì, questo qua, allora qui facciamolo vedere, che così qua all'interno ci sono tutte le specifiche in modo che non ci si possa sbagliare. Quindi abbiamo questo connettore qua, è veramente facile. Allora, adesso vi facciamo vedere. Passiamo il telefono alla Mary. È molto semplice. Ehi, Teddy. Ciao, Teddy. Non è un muro, eh? Dai. Una volta aperto, ma con cosa sta aperto? Ci sono dei piedini? Sì, queste gambe qua dietro. Facciamole vedere. Perché? Ok. La cosa che è importante è anche la regolazione, l'inclinazione che diamo ai pannelli solari per poterli far prendere più sole possibile e poterli far produrre più energia. Dal momento che noi vogliamo caricare semplicissimo, prendiamo questi due connettori qua e non ci si può sbagliare, perché sono proprio maschio e femmina. Andremo a connetterlo qua e lui in automatico parte. Adesso, vabbè, carica poco ora ovviamente, perché non siamo neanche a favore di sole come li abbiamo montati, eh.
Teddy, che ne pensi te? Teddy, allora guardi qui, da 0,5 watt 0,6 di input. Adesso noi proviamo a girare il pannello solare un po' a favore di sole, di quel poco sole che abbiamo oggi, eh? Vedi, è già aumenta. Quattordici, diciassette. Allora, in giornate di sole pieno logicamente il pannello produce 120 watt ora, quindi qui avremo un valore molto più elevato. In giornate come oggi purtroppo i miracoli non si possono fare, il sole è quello che è, però ci vorrà un po' più di tempo, ci vuole un po' più di tempo, ma si carica ugualmente. Ok, senti, quella bella lucina, questa bella lucina, allora adesso andiamo dentro che così almeno al buio riusciamo a vedere anche lo schermo. Allora, sconnettiamo questo. Allora, qui, come possiamo vedere, abbiamo allora questo pulsante qua, oltre a dare l'accensione allo schermo, abbiamo una luce con due potenze più quella di emergenza. Che fa un segnale morse che ci può servire, si spera di non doverla usare mai. Si spera mai. Si spera mai. Poi qui abbiamo il pulsante per accendere tutta la parte che è 12 volt. Si vede la lucina. Sì, sì. Ci sono due porte USB-C, due porte USB normali, la presa accendisigari, dove potremo andare poi a connettere quello che vogliamo. E invece di qua passiamo alla parte della 220. Sempre schiacciando il pulsante possiamo differenziare le varie tre uscite che ha questo qui. Adesso, quindi per noi è molto utile, con tutte le cose che dobbiamo caricare. Qui. Allora. Esempio tipo del computer, bravo. Tac. Qui è acceso. Adesso il computer ovviamente era completamente scarico, però possiamo vedere qua. Allora, facendo vedere, la luce è accesa, sì, adesso qua lui ci dirà l'uscita che, ecco, il nostro computer sta caricando. Sta caricando, quindi l'energia che andrà a passare. Adesso qui si può vedere subito che è andato a connettersi, sì, normalmente, e questo è quello che riguarda la parte 220. Quando non ci servirà più, noi basterà schiacciare il pulsante, spegnerlo e sconnettere. Per questa parte qui abbiamo, adesso faccio vedere, prendo uno dei magici cavetti che abbiamo qui. Prendiamo per esempio il drone. L'altro cavetto, ho sbagliato cavo. Davanti? Sì. Qui connettiamo nella 12 volt il drone, accendiamo, qua sta caricando, adesso uscirà, ecco qua, è partita la ricarica, adesso ovviamente è carico, quindi non andrà a segnalare nessuna uscita in quanto la batteria non sta richiedendo energia. Se no possiamo sempre, adesso vi facciamo vedere anche l'altra opzione,
questo carica batteria. Andiamo con questo qua da mettere nella presa accendi sigari. Vedete, lui ci dà 13,452 perché non sta consumando, quindi anche la presa accendi sigari ha la stessa funzione. 12 volt, adesso segna 13,3 perché non ha consumo. Una volta fatto questo qua, si può dire di essere autonomi al 100%, perché con l'energia, con la corrente a bordo si può fare tutto. Te cosa ne pensi? Io penso che è un oggettino niente male, perché comunque veramente si rende autonomi per tutto questo viaggio che noi andiamo a fare. E che Teddy, te che ne pensi? È un oggettino bellino, cioè, ho visto per come si viaggia noi, quindi per strada, senza toccare alberghi, senza toccare strutture, diciamo, dove sono tutti comfort, e comfort dobbiamo portarceli dietro, e questo mi sembra un ottimo comfort, diciamo. Adesso facciamo vedere come, per chiudere il pannello solare. È semplicissimo, per chiudere il pannello solare basta, intanto si stacca da qui questo qua. Voilà. E via. Li mettiamo dentro. Così. Poi i piedini in automatico vanno giù. Basta chiuderlo. Voilà. Questo lo mettiamo qua. Sono le fibbiettine. Teddy, sì. Ti piace come cosa? Sì. No, Teddy. Ok. E lo portiamo semplicemente così. Perfetto. Semplice. La bella borsettina. Non è leggerissimo, però neanche un peso che non si possa sopportare. E proprio perché si può portare bene in questa maniera qua, diciamo che questo bluetti noi lo useremo non soltanto quando saremo fuori per le nostre avventure, però alla fine lo possiamo usare, che ne so, fai una scampagnata anche fuori porta, in regione che siamo a casa, noi abbiamo il bluetti. Lo porti a casa perché sei in giardino e devi fare delle cose e non vuoi consumare la corrente? Usiamo il nostro bluetti. Attacchiamo i nostri pannelli nel giardino e illuminiamo, facciamo, produciamo energia. Quindi, grazie bluetti. Grazie bluetti. Grazie. Ah, un'altra cosa importante, specialmente per chi anche come noi ci lavora tanto con i telefoni, è la possibilità di usare la ricarica wireless che è integrata all'interno. A noi ci basterà appoggiare il telefono, premere il pulsante e si carica. Cioè, bomba. Questo se ci appoggi il telefono e via, anziché metterlo ovunque. Okay. Lo metti qua. Mm-hmm.